Ciao amici, bentornati sul mio canale. Oggi video presentazione del kit realizzato in collaborazione con Perline Fantasy per creare questa collana. Questa collana l'avete vista già postata sui vari social e per chi ha avuto la possibilità di venire in fiera a Brescia l'avete vista direttamente dal vivo. Mi è stato chiesto il tutorial e già effettivamente avevo in animo di farlo e quindi grazie a Cristina di Perline Fantasy abbiamo la possibilità di avere più di una versione. Ve la faccio vedere un pochino nello specifico. È un girocollo molto collato, quindi proprio un bel gioiello da mostrare sia in estate che in inverno, anche sotto i maglioncini, perché comunque rimane abbastanza collato e quindi non coperto dai vestiti. È fatto con ginkgo, Moby Duo, Super Duo, eccetera eccetera. Io l'ho creata in questa colorazione un po' autunnale, poi ne ho fatta un'altra che ora vi mostro, un po' più estiva, devo dire la verità, però anche per le feste penso che potrebbe andare bene, perché quest'anno il colore del Natale è il rosa e qui ho messo oltre al rosa queste ginkgo che hanno dei bellissimi riflessi. Però per voi sono stati creati ben 3 kit. E che colori sono? Io un po' già qualcosa so, ma io direi di dare direttamente la parola a Cristina e di chiedere a lei di mostrarci le colorazioni di questi kit. Ci sei, Cristina? Ciao a tutti e grazie Tiziana, eccoci qua. Come diceva Tiziana, abbiamo realizzato per voi ben 3 versioni di colorazioni. Quindi abbiamo la sfumatura del nero, quindi black shades, abbiamo la red, quindi quella sul rosso, e quella sul blu. Bene, andiamo subito a vedere che cosa contengono i nostri kit, cosa troverete all'interno. Ma prima ancora di mostrarvi da vicino il contenuto, ricordatevi che noi abbiamo pensato di contenere il costo, che sarebbe stato comunque ad ogni modo magari eccessivo, e allo stesso tempo abbiamo pensato anche all'esubero di materiale che fondamentalmente accumuliamo e poi non utilizziamo quasi mai. Bene, procediamo subito con la lista dei materiali che vi serviranno per realizzare la collana. Questo che voi vedete qui è proprio il materiale della collana di questa qui. Bene, vediamo di cosa si tratta. Quindi cosa troverete? Troverete proprio questo. Troverete delle perline Super Duo, vedete, in questa bellissima tonalità. Poi abbiamo 3 bustine di Moby Duo, 2 bustine di perline ginkgo, anche queste in una tonalità veramente bellissima. Proseguiamo con delle perle in vetro da 4 e da 3 mm ed infine abbiamo le Rocaille 11 e 15.0 della Miyuki e la catenina, il moschettone ed anellini. Questi sono i kit che voi troverete sul nostro sito. Vi ricordo che appunto noi abbiamo pensato a 3 versioni, quindi tutte e 3 le versioni le troverete sul sito. Io ringrazio nuovamente Tiziana, soprattutto per tutte le meraviglie che progetta ogni qualvolta e per la sua fantasia e disponibilità. Un saluto a tutti e ciao! Ebbene, rieccomi, grazie Cristina, grazie della spiegazione. È bella, interessante questa cosa di avere le bustine anche magari snezzate per poter darci il materiale che ci serve e non tanto materiale in esubero, perché così non ci rimane lì del materiale che magari per 3-4 perline non riusciamo ad inserirlo da nessuna parte. Bella idea e belle le colorazioni, mi piacciono. Quella nera molto carina, ma anche quella turchese, quella che si vede solo nella busta, mi piace anche quella rossa, oddio, mi piacciono tutte. Qual è la vostra preferita? Correte sul sito e prenotate, ordinate anzi direttamente, perché credo siano già proprio disponibili i kit, onde evitare che si vada in sold out, e a brevissimo, questione di giorni, arriverà il tutorial per realizzarlo insieme. Bene, spero che questo progetto di questa collana profumo d'autunno, nome suggerito da Xenete, di Le Creazioni Cognac,
spero che vi piaccia e che dire, grazie ancora Cristina, grazie per Lina Fantasy e grazie a tutti voi. Voglio vedere un sacco di versioni di per capire a chi è piaciuto di più il nero, chi il rosso, chi il blu. Ciao.